Buongiorno a tutti, io non ho preparato nessun intervento, è inaspettata questa richiesta e ne approfitto solo per parlare dell'associazione di cui faccio parte, che è il Movimento delle Agende Rosse di Salvatore Borsellino. Si tratta di un movimento che è nato ormai 12 anni fa su iniziativa del fratello del giudice Borsellino, e fondamentalmente spinto da una profondissima esigenza, che era quella, dopo all'epoca erano dopo 16 anni dalla strage, di fare finalmente piena luce su ciò che accadde quel 19 luglio del 1992 e nel biennio in cui questa data si colloca, perché dal 1992 fino al 1994 il nostro paese è stato colpito da attentati che da prima a Palermo e poi in continente, a Roma, Milano e Firenze, hanno fatto sì che le nostre istituzioni fossero fortemente provate dagli attacchi che la mafia, probabilmente non solo, alla nostra democrazia stava conducendo. Mi limito a citare il simbolo del nostro movimento, che è l'agenda rossa. Si tratta dell'agenda rossa che il giudice Borsellino, dal 23 maggio del 1992, che è la data della strage di Capaci, iniziò a utilizzare, ad annotare compulsivamente con tutte le informazioni che raccoglieva nella sua ricerca di ricomporre il puzzle con i tasselli che trovava sulla strage del collega e amico Giovanni Falcone. Con questa agenda il giudice Borsellino si era recato in via D'Amelio anche quel 19 luglio 1992, in cui stava andando a trovare la madre. E questa agenda da quel giorno è sparita, o meglio, è stata sottratta dalla sua 24 ore, 24 ore che purtroppo è stata immortalata in una fotografia da parte di un ufficiale dell'arma che si allontanava da via D'Amelio, e dopo questi attimi la valigetta è stata riposta nell'auto in fiamme del giudice. E non è stata più trovata. Salvatore Borsellino quindi ha deciso di creare attorno a questa esigenza di fare finalmente giustizia, ricostruendo tutti i pezzi di questa storia, ha deciso di creare attorno a questa esigenza una realtà bellissima, che è appunto il Movimento delle Agende Rosse. Noi in Sardegna abbiamo un gruppo territoriale che è intitolato ad Emanuela. Solitamente, o meglio, negli anni scorsi, in questa data tutte le agende rosse d'Italia si spostavano a Palermo in occasione della manifestazione nazionale, che era ed è un appuntamento annuale. Infatti anche oggi, purtroppo non come negli anni passati a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, c'è un presidio di agende rosse a Palermo in via D'Amelio, numero 19, vicino all'Ulivo della Pace, che era stato piantato per volere della mamma del giudice Borsellino. E accanto a questo presidio fisico in via D'Amelio abbiamo una serie di iniziative in programma, online, che sono una diretta che dura tutto il giorno. In questo momento si sta tenendo un incontro con due professori di diritto costituzionale sui primi articoli della Costituzione. Le iniziative proseguiranno nel pomeriggio, in particolare alle 16.58 ci sarà il collegamento proprio con via D'Amelio per il minuto di silenzio, e la serata si concluderà con un incontro di carattere informativo sull'attuale stato della legislazione antimafia. Quindi penso di avere tutto. Io vi ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio il sindaco, ringrazio i familiari di Emanuela, e vi auguro buona giornata. Grazie.